Zona Verde, in collaborazione con il Gruppo BF e le Stagioni d'Italia. Siamo al Cicalino, un agriturismo a pochi passi da Massa Marittima, nel cuore della Maremma toscana. Un'oasi di pace, immersa in un territorio antico ricco di tradizioni e cultura, dove si possono vivere momenti di relax a stretto contatto con la natura. Il Cicalino è un agriturismo che si trova a Massa Marittima, nel cuore della Maremma toscana, tra le colline metallifere e il Golfo di Follonica. Un territorio antico, fatto di tradizioni e cultura, ideale per vivere momenti di relax a contatto con la natura. Un punto di riferimento per l'enogastronomia, un posto a poca distanza dal mare e da percorsi riservati a chi ama le passeggiate. Molte le opportunità all'aria aperta in una struttura turistica che mette a disposizione dei suoi ospiti sei poderi. Il suo ristorante, con gli ingredienti legati al territorio, è apprezzato da chi ama la buona cucina. La puntata sarà occasione per conoscere da vicino il Cicalino, ma non soltanto. L'opportunità sarà propizia per fare una gita a Massa Marittima, città medievale di origine etrusca. Io questi alberi l'ho visti crescere perché è dal 2008 che li seguo. Sono come i miei figli, è una sorta di legame affettivo. Con le risorse minerarie i nostri antenati hanno costruito questa piazza, questo centro storico. Questo fu un rifugio antiaereo che ha ospitato durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale 500 famiglie massetane, e ci tengo a specificare famiglie e non persone. La storia di questa tenuta affonda le sue radici nel 1915, quando i fratelli Ippocrate ed Ezio Vecchioni decidono di lasciare la pastorizia e la coltivazione delle castagne e di comprare due aziende agrarie, il Tesorino a Follonica e il Cicalino a Massa Marittima. Nel 1925 i due fratelli si dividono le aziende. Il Cicalino è prima di proprietà di Ippocrate Vecchioni, poi del figlio Biagio. L'azienda conta oltre 1000 ettari, ospita diversi capi di bestiame e produce cereali, frutta, olio e vino. La struttura ha sino al 1940 uno staff di circa 10 persone per i servizi e altrettanti per i lavori agricoli di supporto. La conduzione dei terreni è a Mezzadria fino al 1950 circa, per poi passare alla gestione diretta. Alla morte di Biagio, la tenuta viene gestita da figure esterne fino a quando il nipote Federico Vecchioni, in tempi recenti, non decide di far rivivere l'azienda dandole un nuovo e determinante impulso. Ci si sente davvero connessi con la natura, passeggiando tra i tanti sentieri che il Cicalino offre. We'll be right back.
Il Cicalino è considerato un punto di riferimento per l'enogastronomia. Tra i suoi fiori all'occhiello, la produzione di olio extravergine di oliva biologico italiano IGP, un tema che merita di essere approfondito sotto ogni aspetto. Buongiorno Alissa Mattei, noi ci troviamo qui al Cicalino, una location in cui siamo circondati da olivete, quindi non possiamo non parlare di olio e non possiamo non farlo con l'esperta di olio. Posso definirla una guru dell'olio d'oliva? Ma sì, è molto guru, però mi piace, diciamo. Sì, sono un'esperta e lavoro da molti anni per Bonifiche Ferraresi. E quindi io questi alberi li ho visti crescere, perché è dal 2008 che li seguo. Sono come i miei figli, è una sorta di legame affettivo, perché la terra, fare i prodotti dalla terra è tutta un'altra cosa che farli nell'industria. Lei tiene molto alla cultura dell'olio extravergine d'oliva? Io ci tengo molto, perché mi sono resa conto che nonostante qui siamo in Toscana, in Italia, nel mondo, c'è bisogno di diffondere la conoscenza dell'olio extravergine di oliva, spiegarlo, assaggiarlo, spiegare le proprietà nutrizionali, il significato delle analisi chimico-fisiche, che a volte rimangono come dei numeri senza nessun senso. Mi piace spiegare anche la chimica, che a volte è ostica alla maggior parte delle persone. Entriamo un po' a parlare proprio a livello di proprietà nutrizionali. Sì. Cosa possiamo dire? Noi sappiamo che l'olio è una fonte di grassi buoni, però magari non sappiamo molto altro. Sì, se qualcuno sa che è ricco di acido grasso monoinsaturo è già molto. Però che cosa vuol dire la dieta mediterranea? È collegata chiaramente all'olio d'oliva, come il vino e le verdure sono collegate alla dieta mediterranea, che è stata scoperta da un signore che si chiamava Ansel Keys, che durante l'ultima guerra si era fermato nel Cilento e aveva scoperto che i cilentani vivevano a lungo e non avevano malattie cardiovascolari. Era venuto con gli americani e così gli è piaciuto così tanto che è rimasto a vivere in un piccolo paesino del Cilento e ha scoperto che vivevano bene perché avevano una buona alimentazione sana e aggiungo facevano anche esercizio fisico perché lavoravano. Non basta solo mangiare bene, però tornando alle proprietà nutrizionali dell'olio extravergine, allora si parlava appunto della ricchezza di acido oleico, di monoinsaturo, che è un acido grasso che non si ossida e fa bene al cuore e al colesterolo. Oggi sappiamo molto di più, in parte anche delle ricerche che ho fatto proprio anch'io, abbiamo dimostrato che l'extravergine, siccome è una spremuta di olive, tu prendi il frutto e lo spremi, quindi è un olio da frutto, mentre tutti gli altri oli sono da seme o da cereali, se vuoi, no? E quindi tu tiri fuori quello che è contenuto in questa drupa, cioè in questo frutto, in piccoli sacchettini detti vacuoli, le devi spremere e esci fuori questo nettare, è ricco in polifenoli, in antiossidanti naturali, e solo l'extravergine ce l'ha. Oltre ad avere la vitamina E che hanno anche gli altri oli, però questa combinazione di queste due entità, diciamo, chimiche diverse, in qualche modo insieme si aiutano l'un l'altro. Sono un toccasana per la salute. Sì, perché salvaguardano i nostri grassi dall'attacco dei radicali liberi. Proprio di filiera dell'olio, come si passa dal frutto, ha parlato di spremitura, quali sono i passaggi per arrivare poi alla produzione di olio d'oliva? Dunque, per produrre un buon olio non basta fare delle buone olive, perché possiamo dire che l'olio non nasce nel campo, comincia lì la sua storia, però poi nasce nel frantoio, perché noi produciamo olive, noi qui chiaramente produciamo olive al momento giusto della maturazione. Tutti dicono, ma qual è il momento giusto? Quando cambiano colore. Le olive nascono tutte verdi, poi con il sole
diventano nere. E cioè, puoi trovare l'oliva che da un lato è verde e dall'altro lato è nera, perché chiaramente dipende dall'insolazione, dal sole. Quando sono metà e metà, diciamo metà verde, metà è il momento, sì. E poi chiaramente questa gradazione di maturazione dipende dalla varietà. Comunque si comincia sempre prima a raccogliere, perché fa sempre più caldo. E purtroppo prima si cominciava a novembre, adesso primi di ottobre noi cominciamo a raccogliere. Ci sono le reti sotto gli alberi, abbiamo degli agevolatori, una specie di pettini che aiutano la caduta delle olive. Dopodiché, questo durante il giorno, la sera, pomeriggio, pesiamo le olive e le portiamo immediatamente al frantoio. Questo è il segreto. Parliamo di qualità, Lisa, di sì. Consigli per i consumatori. Sì. Come riconoscere un olio di buona qualità? Allora, intanto nello scaffale, se vai al supermercato, un consumatore medio si trova anche frastornato, perché certo. Esistono tantissime bottiglie di tutte le forme, di tutti i colori, etichette, eccetera. Intanto leggere l'etichetta, perché l'etichetta riporta l'origine dell'olio. Qui abbiamo due esempi, un IGP toscano della tenuta al Cicalino e un italiano. C'è scritto l'origine, è obbligatorio. Certo. E questo è molto importante, perché sappiamo, e non per tutti i prodotti che tu trovi al supermercato, c'è questo sì. Obbligo. E che indicatore, diciamo, è? Un indicatore di origine, cioè sicura. Se l'IGP toscano è addirittura certificato da un ente esterno, che prende il campione, analizza, assaggia e fa e ti dà il bollino di garanzia per ogni bottiglia, c'è cioè un numero per ogni bottiglia. L'italiano vuol dire che è certificato per tutta la filiera effettivamente da olive italiane, e ci sono anche olive comunitarie o non comunitarie. Comunque sull'etichetta c'è scritto, quindi il consumatore deve leggere l'etichetta. Le offerte del Cicalino, l'esperienza con i butteri. È possibile visitare la tenuta Le Piane di Massa Marittima, uno dei pochi allevamenti di bovini di razza maremmana Brada, dove gli animali vivono il territorio e ne sono parte integrante. A guidare gli ospiti e a parlare della storia di questa razza rustica, del forte legame con l'agricoltura, del benessere di ogni capo, delle nascite e della riproduzione degli animali, sono i butteri. Simbolo e anima di questa terra antica, i butteri sono custodi dei millenari segreti di un mestiere tramandato dagli anziani maestri. Io ho sempre fatto questo mestiere, che è un mestiere bellissimo. Bisogna avere una grande passione, logicamente, perché come chiunque lavora con gli animali, perché è un mestiere che ti mette alla prova tutti i giorni. I primi giorni, magari i primi tempi, uno dice anche: ma chi me l'ha fatto fare? Però ha una caratteristica che ti entra nel sangue, cioè un mestiere che dopo anni, e io te lo dico tranquillamente, ti accompagna fino a che uno non arriva proprio agli ultimi giorni della sua vita. Cioè questo è un mestiere che vivendo con gli animali, vivendo in questo ambiente bellissimo e facendo con loro praticamente quello che farebbero poi se vivessero liberi, perché noi non facciamo altro con i butteri che adeguarci ai loro ritmi naturali.
bisogna essere orgogliosi che abbiamo i butteri. Questo è un lavoro che ti mette alla prova tutti i giorni. Esci quando piove, quando certo. È freddo, quando è caldo, rischi, perché è un mischione. Dunque te, se non hai la passione, come tutti i lavori. La tenuta Il Cicalino si trova alle porte di Massa Marittima e a pochi chilometri di distanza dalle spiagge che si affacciano sul Mar Tirreno. Una zona che offre svariate possibilità a chi intende prenotare una vacanza. In paese si possono approfondire aspetti culturali e storici. Il resto del territorio può essere meta di escursioni, in bicicletta o a piedi. Oggi, in particolare, Zona Verde andrà alla scoperta di Massa Marittima con una guida speciale. Il suo primo cittadino. Non soltanto, seguirà anche una visita ad un museo molto particolare. Massa Marittima è un bellissimo borgo medievale in provincia di Grosseto. Qui ci troviamo sulla scalinata del Duomo in piazza Garibaldi. È proprio da qui che parte la nostra visita alla città. Ci troviamo a Massa Marittima, nel centro storico di Massa Marittima, un meraviglioso borgo medievale della Toscana. Siamo in compagnia di Marcello Giuntini, sindaco di questa meravigliosa città, una città che ha origini molto antiche. Sì, origini medievali. L'impianto della piazza e del centro storico è del 200 e del 300. È stato il momento di massimo splendore legato all'attività estrattiva. Questo fanno nel mezzo delle colline metallifere, ma Massa Marittima era il centro minerario per eccellenza. Quindi con le risorse minerarie i nostri antenati hanno costruito questa piazza, questo centro storico. Quali sono le testimonianze visibili oggi di queste origini così antiche? Ma indubbiamente appunto la cattedrale bizantesca, l'impianto della piazza dove si affrontano in qualche modo, guardandosi di intralice in qualche modo, tutte le realtà potenti di quel periodo, la cattedrale, il palazzo del Podestà, il palazzo del Comune, il Vescovato, quindi insomma tutti insieme si guardavano forse anche un pochino in cagnesco. Ovviamente oltre agli aspetti culturali, Massa Marittima ha un bel sistema museale con il museo archeologico, il museo della miniera, la torre del candeliere e il museo di San Pietro all'Orto che è pinacoteca e non solo. E oltre a questo, quindi alle realtà culturali, è anche un magnifico ambiente. Insomma, ci scelgono per il turismo all'aria aperta, principalmente legato alla bicicletta, mountain bike e non solo. Anche il territorio circostante è ricco di percorsi ideali per chi ama andare in bici, passeggiate, no? Sì, il territorio aperto di Massa Marittima sono circa 284 km e neanche nei comuni circostanti c'è un sistema di sentieri di 400 km che vengono percorsi principalmente in bicicletta ma anche a piedi o a cavallo. E è una meta molto gettonata dagli appassionati. E ci sono anche degli eventi turistici che si svolgono durante l'anno e che attraggono turisti? Sì, qui nel centro noi facciamo due volte all'anno il balestro del Girifalco, una gara con le balestre, si tira da una distanza di 36 metri e questa manifestazione si svolge a maggio e in agosto e in notturno.
Poi nei primi tre giorni di agosto ci sono, a meglio, il 3, il 4 e il 5 agosto ci sono, c'è la lirica. In questa piazza c'è una manifestazione lirica, ci sono tre opere, vengono ogni anno, cambiano naturalmente, insomma, e con lo scenario del Duomo e della piazza. È una manifestazione poi, molto più suggestiva. E dove ci troviamo? Esattamente. Una delle piazze più belle, assolutamente. Sì, questo lo pensiamo anche noi, ma ci piacerebbe insomma che la gente venisse a rendersene conto di persona. Dalla piazza centrale di Massa, cuore del paese, la visita si sposta alla chiesa e al chiostro di Sant'Agostino. Siamo nella parte più alta della città, qui siamo nel chiostro di Sant'Agostino. Sì. Questa appunto è, verrebbe a dire, la zona di espansione del Medioevo. Okay. No? Massa Marittima è ricca, quindi si espande in questa zona pianeggiante che è appunto la città nuova. Qui, oltre al chiostro di Sant'Agostino, c'è il museo di San Pietro all'Orto, dove c'è la Maestà dei Lorenzetti, è una tavola molto pregevole del 300 senese. E poi c'è la Torre del Candeliere, da cui si vede una vista su tutto il Golfo di Follonica, sull'Isola d'Elba. E oltre a questo, insomma, ci sono un circuito intorno alle mura, si chiama Via dei Bastioni, un'altra bella passeggiata nella parte alta di Massa Marittima. Due lati di questo chiostro sono riempiti dal Museo degli Organi, dal Museo appunto di San Pietro all'Orto, e poi c'è un'altra caratteristica che è la sede del terziario di Città Nuova. Massa Marittima è diviso in tre terzieri, questi tre terzieri che si sfidano in questa gara con le balestre, il balestro. Qui ci troviamo praticamente nel terziario di Città Nuova. Gli altri due sono Città Vecchia, che è quella dove c'è la cattedrale, dove c'è il centro, appunto, e il borgo, che era la strada più bassa. E due volte all'anno come si sfidano, appunto, di magia. Okay. Siamo sempre in Città Nuova, siamo nella sede del terziere, questa era la chiesa di San Pietro all'Orto, accanto poi alla chiesa di Sant'Agostino. È una delle prime chiese di Massa Marittima, adesso naturalmente sconsacrata, ed è la sede di uno dei tre terzieri, quello che ha i colori bianco e rosso, credo si veda dappertutto, gli stessi, sì, di Mariella. E qui diciamo il terziere qui dentro si ritrova due volte all'anno quando si gareggia con la balestra, ci si mette i costumi, naturalmente sono le produzioni dei costumi dell'epoca, si fa una sfilata. Che sono questi, ci sono oltre 150 figuranti di Massa Marittima, dei tre terzieri e del gruppo comunale della Compagnia Sbandieratore. C'è la Compagnia Sbandieratore dei Musici, quindi sbandierano, poi hanno tamburi, chiarini, insomma è uno spettacolo molto bello dal punto di vista coreografico. Si fa la sfilata, si arriva nella piazza e con la balestra prova a tirare in un centro che si chiama Corniolo, e vince chi va più vicino al centro. Ma se io volessi provare? Certo. Allora. Allora così. Mi siedo. Sedere, sì. Si appoggia sulla spalla. Questa mano va più o meno qui, ci si appoggia il viso, ecco, perché dobbiamo immaginare, adesso naturalmente non è carica, ma viene messa così la freccia e poi si tira in questo centro a 36. Si tira di qua? No, si tira tirando quella leva, esatto, quella leva, e questo è il mirino, si mira con un sistema di triangolazione. Okay. Sì. Un luogo che merita di essere conosciuto,
Massa Marittima ospita il Museo della Miniera, che si trova a pochi passi da Piazza del Duomo. La struttura è il risultato della trasformazione di un'antica cava di materiale da costruzione nella quale erano state ricavate tre gallerie, tunnel tra l'altro utilizzati come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1980 gli spazi sono stati allestiti da minatori che hanno riprodotto in modo realistico l'ambiente interno di una miniera. Sono esposti macchinari, strumenti e oggetti utilizzati fino ad alcuni anni fa nei depositi della zona. Pale meccaniche, martelli pneumatici, vagoni per il trasporto dei lavoratori e quelli per il minerale. All'interno la temperatura è di 12-13 gradi. Per gli utenti le visite sono guidate. Una proposta molto interessante per i turisti che arrivano qui a Massa Marittima. Ci troviamo presso il Museo della Miniera, un'antica cava di estrazione della pietra che è stata riallestita dai minatori in modo da ricreare l'interno di una miniera. Inoltre, questo luogo veniva utilizzato nel corso della Seconda Guerra Mondiale come rifugio. Ci troviamo in una cava di travertino dove circa negli anni Ottanta alcuni minatori allestirono interamente con materiali originali le gallerie di questo museo. Il percorso si snoda per 700 metri nella cava di travertino, appunto, un percorso che dura all'incirca 45 minuti. Le gallerie in cui il visitatore cammina sono in parte naturali e in parte scavate per cavarne pietra da costruzione. Pietra con la quale vennero costruiti poi anche i più importanti edifici della città, la cattedrale ad esempio, così come il Palazzo del Podestà che oggi ospita il nostro museo archeologico, ma addirittura la cerchia urbica massetana è costruita proprio in travertino. Quindi prima di diventare appunto un museo che è stato allestito proprio per ricreare l'atmosfera di una miniera, era una cava, che tipo di pietre venivano estratte? Il travertino. Appunto, in realtà per correttezza intellettuale questo è calcareo stufa, un tipo di travertino molto resistente. Ci troviamo su questa collina appunto che è anche zona antisismica perché le onde sismiche in questo tipo di pietra si disperdono. Infatti questo luogo è stato per alcuni anni anche utilizzato come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale. Esattamente, questo fu un rifugio antiaereo che ha ospitato durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale 500 famiglie massetane. E ci tengo a specificare famiglie e non persone, proprio basti pensare al numero di componenti a famiglia del tempo, quindi è stato molto importante anche storicamente questo posto. Assolutamente, quindi dopo quegli anni, dopo che appunto non era più utilizzato come rifugio, i minatori pensano bene di riallestire questo posto ricreando proprio una vera e propria miniera. Cosa trovano oggi i visitatori che arrivano qui? Allora, trovano delle gallerie totalmente armate da questi minatori, quindi hanno riprodotto, come possiamo vedere, proprio le strutture delle armature, questi supporti alle volte delle gallerie, e hanno allestito gli spazi che troviamo dentro di esse, proprio gli ambienti delle vere miniere con materiali originali. Infatti tutti gli strumenti, i macchinari, ma anche il vestiario che il visitatore può trovare all'interno delle nostre gallerie sono interamente originali, donati da ex minatori o minatori insomma al tempo, e che oggi insomma conserviamo all'interno del nostro museo. Quindi il turista, il visitatore che arriva qui può seguire dei percorsi in autonomia o ci sono dei percorsi consigliabili magari da seguire con una guida? La visita è interamente guidata, il percorso di visita museale dura all'incirca 45 minuti e in questi 45 minuti al visitatore viene fatta proprio una panoramica su quella che è il processo di estrazione, quello che è stato il lavoro in miniera, ma anche quella che è stata la vita in miniera, quindi sotto tutti gli aspetti, a livello lavorativo, a livello di vissuto di questi minatori. Il visitatore, il turista che arriva qui, diciamo che deve seguire un po' un abbigliamento particolare. Assolutamente sì, come possiamo sentire dentro la miniera ci sono all'incirca una temperatura costante di 13-14 gradi, quindi è assolutamente necessaria una giacca, un maglioncino e delle scarpe chiuse che sono obbligatorie. Il percorso non è dissestato o pericoloso, però
comunque, come vedete, esatto, riproduce in toto quella che è una... Abbiamo i binari in terra, abbiamo terra, sassi, eccetera, quindi sono necessarie delle scarpe chiuse. Sandali o tacchi a sfilo non assolutamente sono, no. Non sono adeguati. No. La tenuta Il Cicalino è un punto di riferimento nell'enogastronomia. Il suo ristorante permette di vivere l'atmosfera tipicamente toscana, con gli assaggi di piatti della tradizione. Siamo pronti per andare al ristorante del Cicalino, dove gusteremo un nuovo piatto del nostro chef Zanni. Oggi vi voglio proporre un tipico pollo fritto alla toscana. E ricetta classica, perciò, con il pollo ruspante mantenuto sull'osso, però lo accompagniamo con un ketchup fatto in casa, ma volendo mantenere un'idea sempre italiana, il ketchup gli diamo un gusto chiamandolo ketchup alla cacciatora. Prima cosa, è già da ieri che abbiamo messo il nostro pollo ruspante, che abbiamo diviso in ottavi, l'abbiamo messo a marinare con il nostro vino bianco, che è un vermentino di Toscana, e poi delle erbe che sono qui della tenuta. Ho scelto le erbe più da carne, perciò rosmarino, salvia e alloro. Dopodiché, dopo avervi fatto vedere questa cosa, partiamo con la preparazione del ketchup. Allora, in un piccolo pentolino iniziamo a mettere un goccino di olio di oliva. Come al solito, il pentolino prima deve essere caldo. Dentro questo olio di oliva ci andiamo a far rosolare poca poca cipolla tagliata molto fine. Uno spicchio di mela, che servirà come addensante per il nostro ketchup. Ricordiamo che le mele sono piene di pectina, che è un addensante naturale. Attendiamo che la cipolla si sia dorata e dopodiché possiamo iniziare ad aggiungere gli altri ingredienti. Aggiungiamo dell'aglio tritato qualche cappero un ramoscello di rosmarino prendiamo soltanto gli aghi del rosmarino Dopodiché dobbiamo aggiungere del pomodoro. Io ho preso i classici pomodori a grappolo e li ho sbianchiti in acqua, perciò li ho immersi in acqua bollente per qualche secondo, diciamo una decina di secondi, poi passati in acqua e ghiaccio in tal modo da poterli sbucciare con facilità. Una volta sbucciati li ho privati dei semi, adesso li andiamo a tagliare grossolanamente
e le aggiungiamo nella nostra casseruola. Continuiamo la cottura per qualche minuto. Una volta che arriviamo a far soffriggere i nostri ingredienti, possiamo aggiungere un pochino di concentrato di pomodoro. Questo ci servirà soprattutto per intensificare il colore e per dare una spinta di sapore. Dopodiché un cucchiaino di zucchero, un pizzico di sale e alla fine sfumiamo con dell'ottimo aceto di vino rosso. Attendiamo che l'aceto si consumi e poi lasciamo sobbollire, perciò cuocere veramente molto molto lentamente per circa 25 minuti, dai 20 ai 30 minuti. Iniziamo ora la preparazione del nostro pollo fritto. Il pollo lo prendiamo, lo tiriamo fuori dalla marinata di vino e lo mettiamo ad asciugare. Su carta assorbente va benissimo. Nel frattempo sbattiamo un paio di uova. Con un pizzico di sale sbattiamole bene in maniera tale che non filino più molto, in maniera tale che siano belle liquide, non siano filamentose e perciò riescano a bagnare completamente il pollo. Dopodiché passiamo il pollo prima nella farina e poi nell'uovo, facendo un fritto dorato. La temperatura dell'olio deve essere una temperatura non troppo alta, andiamo a friggere intorno ai 140 gradi, perché il pollo deve stare molto tempo dentro l'olio per essere ben cotto, perciò abbiamo una frittura che durerà circa 10 minuti, per questo ci serve un olio non troppo forte di temperatura. Siamo arrivati a cottura del nostro pollo, possiamo tirarlo su dall'olio. Vedete com'è bello dorato. Lo mettiamo per qualche minuto su carta assorbente. Appena uscito dall'olio a caldo mettiamo del sale in maniera tale che il sale si sciolga e vada ad insaporire bene il nostro fritto e iniziamo subito a preparare il nostro piatto. Disponiamo subito il pollo sul piatto. Dopodiché un pochino di insalata con qualche germoglietto
andiamo a mettere il nostro ketchup alla cacciatora. E il nostro pollo fritto alla toscana con ketchup alla cacciatora è pronto. Pollo fritto alla toscana con ketchup alla cacciatora. Ingredienti: un pollo diviso in ottavi, un bicchiere di vino bianco, salvia, rosmarino, 4 spicchi di aglio, 150 g di farina, 2 uova, olio di semi, sale, una mela, 30 g di zucchero, 40 g di aceto di vino, 40 g di concentrato di pomodoro, un filetto di alice in olio. Procedimento. Mettere il pollo a marinare per almeno 2 ore con le erbe e l'aglio. Scolarlo e passarlo nella farina, poi nell'uovo precedentemente sbattuto con un pizzico di sale. Far riposare per almeno 1 ora. Friggere in olio a 140 gradi per circa 15 minuti. Scolare, salare e servire caldo. Per il ketchup, scaldare l'olio in un pentolino e dorare l'aglio. Aggiungere l'alice e il rosmarino e sfumare con metà dell'aceto. Mettere nel pentolino la mela precedentemente sbucciata e tagliata a fettine. Salare leggermente, poi coprire e far stufare a fuoco dolce per almeno 20 minuti. Aggiungere lo zucchero ed alzare leggermente il fuoco. Mettere nel pentolino il concentrato di pomodoro e cuocere per altri 5 minuti. Togliere dal fuoco e aggiungere il restante aceto. Poi frullare a caldo. Correggere con il sale e far raffreddare a temperatura ambiente. Servire il pollo caldo accompagnato da una fresca insalata oppure da una verdura saltata in padella con accanto una piccola ciotola con il ketchup. Un viaggio nella natura, nel benessere e nell'arte. Il Cicalino e il territorio di Massa Marittima hanno regalato curiosità e belle sorprese. Tra le eccellenze di questi luoghi, la produzione di olio extravergine di oliva biologico italiano IGP. L'80% della produzione mondiale di olio di oliva è in Europa, soprattutto fra Spagna, Italia, Portogallo e Grecia. Sempre nell'area del Mediterraneo, l'olivocoltura è diffusa anche in Marocco, Tunisia e Turchia. La produzione di olio extravergine è un punto d'orgoglio per l'Italia, con prevalenza al sud, soprattutto in Puglia e Calabria, e al centro, specialmente in Toscana. Tra le regioni che vantano qualità e numeri importanti, Umbria, Liguria e Abruzzo. Un settore in cui hanno grande importanza anche i piccoli produttori. Le esportazioni di Italia ed Europa guardano soprattutto agli Stati Uniti, dove la richiesta è alta, anche se certe abitudini alimentari d'oltreoceano non sono facili da scalfire, visto che in America si prediligono tradizionalmente altri tipi di olio. Le origini dell'olio di oliva sono antiche, le prime testimonianze sono del 4000 a.C. tra Palestina, Armenia e India. 500 anni dopo, la prima comparsa in Italia, gli Etruschi conobbero da mercanti greci e fenici le tecniche per coltivare la pianta ed estrarne l'olio. La diffusione su larga scala si deve poi a greci e romani. Questi ultimi imposero sui loro territori il pagamento dei tributi proprio con olio d'oliva. Dopo un calo della produzione, verso il 1400, l'Italia si impose come maggior produttore mondiale. Tra i salvatori dall'abbandono di questa cultura, i religiosi delle abbazie benedettine e cistercensi. Da quella fase l'olio d'oliva è sempre stato considerato una produzione d'eccellenza del nostro paese, anche se in tempi recenti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel boom economico si è registrato un notevole calo dei consumi. La ripresa si è registrata negli ultimi anni, la ricerca di una maggiore qualità a tavola ha portato ad un notevole incremento della richiesta e ha di nuovo imposto l'olio d'oliva italiano come un fiore all'occhiello dell'enogastronomia del nostro paese. Un bene che peraltro non si usa soltanto a tavola, ma che viene utilizzato anche per la cura della persona. Sul viso, ad esempio, può essere usato come emolliente. L'olio di oliva è anche uno struccante, qualche sua goccia rinvigorisce i capelli secchi e disidratati. Non a caso questo prodotto è anche base di creme e saponi.
Zona Verde, in collaborazione con il Gruppo BF e Le Stagioni d'Italia.